Allora io prego a chi lo consegna? Lo consegna il generale. Complimenti, applauso, foto di Vico. Parlavo di comunicazione, sicuramente loro rappresentano uno strumento importante nella comunicazione, soprattutto per fare affermare quei valori di cui abbiamo necessità. Ripeto, noi dobbiamo lavorare in questa direzione perché questa è la vera prevenzione. È chiaro che l'azione di contrasto è necessaria perché è inutile nascondersi, i problemi sul territorio ci stanno, ma se all'azione di contrasto non uniamo qualcosa di diverso che deve tendere a realizzare la vera prevenzione, io dico sempre semplicemente che le piante non si curano dalle foglie, bisogna curarle dalle radici. E allora tutti, dico tutti, possiamo fare qualcosa per cambiare la nostra società, ma soprattutto bisogna fare poi qualcosa per creare quelle prospettive di vita che devono dare dignità alle persone e in particolare ai giovani. Quindi complimenti per quello che... Grazie generale, se permette un attimo solo vorrei che il nostro amico Carmine Bonanni, che tra l'altro lavora in una radio del territorio, quindi insomma è vicino a questa realtà, ci parlasse di quello che vuole, ma in particolare del premio Landi. Ecco, di questa... Noi abbiamo avuto la fortuna di tenere a battesimo questa iniziativa con 3 anni fa, perché Roberto era uno di noi, è stato il nostro direttore artistico per un breve periodo, ci ha dato una mano davvero anche a dare una impronta di legalità al percorso della radio. Quindi siamo orgogliosi di questo, continueremo ad affiancare questo premio, continueremo anche ad affiancare le emittenti che in qualche modo si distingueranno nel loro lavoro quotidiano di educazione alla legalità, come diceva il generale. Quindi Radio Siani è assolutamente un esempio da seguire, sono ragazzi giovani, possono rappresentare un modello positivo anche di un giornalismo nuovo e sicuramente chiederemo loro anche di costruire qualche iniziativa in comune, spero che possa. Bene, perché l'unione, come sappiamo, fa la forza. 2 parole veloci su che cosa differenzia la vostra radio dalle altre tantissime radio di Bermuda, per carità, che sono sicuramente compiono un grande lavoro anche sui giovani, ma voi per che cosa vi distinguete? Innanzitutto grazie di cuore, è un onore e una responsabilità adesso maggiore ad andare avanti e quindi a continuare le battaglie che facciamo tutti i giorni, quindi davvero grazie. Credo che ci differenzia un po' la nostra natura, come siamo nati. Siamo entrati in quell'appartamento per mantenere alta l'attenzione sulle tematiche che in quel momento stavano in qualche modo condizionando proprio la vita degli ercolanesi e la vita dei giovani del paese. Quindi abbiamo deciso di fare quella radio anche perché lì c'era una radio della Camorra e quindi provare a contrapporle, dare un segnale diverso che si poteva fare, qualcosa di buono si poteva fare. E quindi abbiamo fatto partire da quel bene confiscato una radio dove c'era una radio della Camorra, abbiamo provato a fare nella casa del boss la radio dell'anticamorra, provando a dare un messaggio forte ai cittadini e provando a parlare di unità, di stare insieme, di rete, di provare a condividere anche i problemi, uscire insieme dalle soluzioni, perché poi lo sappiamo, diciamo, in questo mondo, un po' come Roberto Landi, un po' come tutte le persone che hanno perso la vita in questo mondo, e molto spesso perché sono rimaste sole. Noi abbiamo voluto dare questo esempio, cioè stare insieme su una tematica, e l'abbiamo fatto attraverso una radio, provando a far arrivare quell'informazione vera, nuda e cruda per così com'è, in modo da dare la possibilità agli altri di scegliere e non essere serviti su un piatto, diciamo, un'informazione costruita e non sapendo neanche cosa sta entrando, diciamo, cosa stiamo incamerando. Buona informazione c'è bisogno. E quindi un po' così, tante attività nel sociale, tanto recupero sociale, è nata una cooperativa, stiamo facendo attività con i minori perché poi abbiamo capito questo nel nostro percorso, che dobbiamo partire dalle nuovissime generazioni, dai bambini, perché è con loro che dobbiamo costruire il futuro e il presente, diciamo, di un cambiamento e soprattutto una nuova classe dirigente nei nostri territori. Benissimo. E quindi è con loro che stiamo lavorando tantissimo, quindi informazione, recupero sociale, cultura, informazione, scuola, questo è un po' quello che sono le nostre tematiche. Il seminario ce lo tiene la prossima volta e adesso noi però vi salutiamo, vi ringraziamo.